Ciao amici, come state? Oggi andremo a fare degli involtini di quaglia farciti con una riduzione al vino rosso. Bene, dai, iniziamo. Disossiamo la quaglia separando le cosce e il petto. Mi raccomando, come sempre, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. E soprattutto seguite tutto il video se volete vedere come realizzare questa ricetta. Fate attenzione. E questo è il risultato. Abbiamo ottenuto il petto che andremo a farcire tra poco. Lo mettiamo da parte e iniziamo a preparare un fondo. In un pentolino mettiamo le carcasse, quindi tutti gli avanzi, l'ostriscina che avete ottenuto. Le facciamo rosolare bene. Vedete che rilasciano questa crosticina. Poi aggiungiamo carote, cipolle, sedano e un bel bicchiere d'acqua fredda. Rilasciano tutti i succhi. Un pizzico di sale e lasciamo ridurre per circa mezz'ora. Dedichiamoci alla farcia. In un mini pimer andiamo ad aggiungere pan grattato, del guanciale a cubetti, un trito di aromi, maggiorana, timo e rosmarino, le olive taggiasche, un abbondante olio e un pizzico di sale. Frulliamo tutto. E questa sarà la nostra farcia con cui andremo a realizzare gli involtini. Bene, adagiamo la farcia sulla parte interna del petto. Schiacciate bene. Avvolgiamo. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina. È un'operazione abbastanza delicata perché tenderanno ad aprirsi, quindi aiutatevi con dello spago da cucina e vedrete che in cottura non si apriranno. Bene, il nostro fondo si è ridotto, sono passati circa 30 minuti, lo filtriamo con un colino a maglie strette. E lo mettiamo in frigo a raffreddare. In un pentolino aggiungiamo un bicchiere di vino rosso. Noi abbiamo utilizzato un amarone della Valpolicella che ha degli spiccati sentori fruttati e dobbiamo farlo ridurre del 50%. Prepariamo un mix di acqua, aceto, aglio e acciughe e andiamo a condire le nostre puntarelle romane che andremo a utilizzare come accompagnamento degli involtini e delle cosce di quaglia. In una padella andiamo ad aggiungere un cucchiaino di miele. Adesso andremo a realizzare la nostra riduzione al vino rosso. Aggiungiamo il nostro fondo che abbiamo fatto riposare in frigo, il miele inizia a caramellizzare e aggiungiamo anche il nostro amarone. Piano piano la riduzione inizia a prendere forma, nel mentre la padella sta arrivando a temperatura e andremo a rosolare la nostra quaglia. Adagiamo le cosce, gli involtini e iniziamo a rosolare. La riduzione ci impiegherà circa una ventina di minuti per essere pronta. Mi raccomando, tenetela al minimo, altrimenti rischiate che diventerà bruciata e dura. La preparazione della quaglia richiederà circa una mezz'oretta. Poi aggiungiamo una noce di burro e un rametto di rosmarino. Questo piatto è davvero gustoso, provatelo e fateci sapere cosa ne pensate.
È una valida alternativa alla carne di maiale, pollo, tacchino e bovino. Nappate bene la carne in modo tale da dargli colore e fare un po' la crosticina. E ormai siamo a cottura ultimata, sono passati circa 30 minuti. Non ci resta che far riposare qualche minuto la carne e poi andare a impiattare. In un piatto piano andiamo ad adagiare il nostro involtino di petto di quaglia che abbiamo tagliato in due. Adagiamo anche le nostre puntarelle romane che abbiamo condito. Sarà il nostro contorno al piatto. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video, mettete un bel like e iscrivetevi al canale. E attivate sempre la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. Mi raccomando. Bene, non ci resta che guarnire con la nostra riduzione al vino rosso. Sarà abbastanza dolce, ma si abbinerà perfettamente alle quaglie. Buon appetito e grazie. Ciao, alla prossima!